Cade dal tetto, è grave infortunio nel primo pomeriggio a Pieve Dugliara, dove un uomo di circa 50 anni è precipitato mentre riparava alcune tegole. È stato trasportato in elicottero a Parma. Auto schiacciata sotto un camion, salvo. Spettacolare incidente questa mattina a San Nicolò, in località Cattagnina. 5 mezzi coinvolti, 2 mezzi pesanti, 3 auto. Miracolosamente illeso il conducente del veicolo schiacciato dal camion. Trova Bambi in un bosco e lo porta a casa. Una signora della Valdarda, intenerita dal cucciolo che vagava solo, ha pensato di prenderlo con sé, mettendo però a rischio la vita dell'animale. Le guardie zoofile raccomandano: lasciateli nel loro habitat. Guardia di Finanza, 21 milioni di IVA evasa, 63 milioni nascosti al fisco, 10 evasori, 4 truffe all'INPS. Sono i dati relativi alle attività della Guardia di Finanza nei primi 5 mesi dell'anno, oggi festeggiato il 240esimo anniversario. Chiacchiere e compagnia, cosa cercano gli anziani? Con l'estate escono di più e si ritrovano sul fax, nei bar o nei circoli per conversare un po' di tutto, dalla politica allo sport. Mondiali, l'Italia cerca la salvezza, la nazionale di Prandelli non può perdere contro l'Uruguay o si torna a casa dal Brasile, il tifo dei piacentini.